Dentro. Ed Arafik. Quali novità? Al-Mualim ha fatto un altro nome. Si chiama Sibrando. Sì, conosco quell'uomo. Appena nominato capo dei cavalieri teutonici. Risiede nel quartiere veneziano e governa il Porto Bianco. Sì, questo l'ho saputo. E altro. Continua dunque. Pare che Sibrando sia roso dalla paura. Impazzito all'idea che la sua morte si avvicini. Ha isolato il distretto del porto e ora si nasconde all'interno in attesa che arrivi la sua nave. Questo complicherà le cose. Chissà come ha saputo della tua missione. Gli uomini che ha ucciso sono tutti collegati. Al-Mualim mi ha avvertito che hanno saputo delle mie imprese. Stai in guardia, Altair. Prendiamo la piuma. Altair. Ah. Sì, Rafik. Ti devo le mie scuse. Per cosa? Ho dubitato della tua dedizione alla causa. No, l'errore era mio. Mi reputavo al di sopra del credo. Non mi devi nulla. Addirittura. Come vuoi. Vai in pace. E quello che fa le battutine di Gerusalemme dove è finito? Avanzamento rapido, un ricordo più recente. E uccisione di Sibrando sia. Ok, andrà colpito quando si trasferisce sulla nave, mi pare anche abbastanza chiaro. Vieni, Sibri. Anzi, però non c'è guardia nella parte settentrionale, ciò significa che potrei mettere il segnalino qui e giostrarmela come prima quando siamo andati a fare quel soccorso a quella donna. No, era una donna, era un uomo, non ricordo. Anyway, ci siamo capiti. Cosa lo spingerà mai a correre così? Ma vaffanculo. Forse quell'indizio è il più utile di tutti. Quello che ci ha detto che nella parte settentrionale non ci sono guardie. Anche perché da altre parti sarebbe stato un po' un dito nel culo. Strano individuo. La morte al pagano! No! Cazzo! Vabbè, meglio farli fuori qua che dopo. Bisogna intervenire prima. Sono tre. Sostenibile. Ok, poteva andare molto peggio. E invece è andata benissimo. Mo noi facciamo così. Brucerai all'inferno. E ciao. Avete mai visto qualcuno fare cose del genere? Io no. Gesù, è impazzito! Scusa. Ist ein toter Mann, wenn sich erneut hier zeigt. Du solltest dein Glück nicht ein zweites Mal auf die Probe stellen. Sì, però se vado a sta velocità, ragazzi, arrivo veramente domani. Lass ihn nicht noch einmal entfliehen. Ok. Sibri. Dove sei, Sibri? Vi ingannate, maestro Sibrando. Io non propugnerei mai la violenza contro chi che sia. E certamente non contro di voi. Così dite. E tuttavia nessuno qui garantisce per voi. Che cosa devo pensare?
Conduco una vita semplice, mio signore, come tutti i sacerdoti. Mettersi in mostra non è nostro costume. Forse. O forse non vi conoscono perché non siete un uomo di Dio, ma un assassino. Giammai. Avete le stesse vesti. Se essi si abbigliano come noi, è solo per instillare il dubbio e la paura. Non dovete ingannarvi. Mi state dando del codardo. Sfidate la mia autorità. Sperate forse di rivoltarmi contro i miei stessi cavalieri. No, no, no. Io non capisco perché mi stiate facendo tutto questo. Non ho fatto niente di male. Non ricordo di avervi accusato di alcun misfatto. Il che rende alquanto strano il vostro sfogo. È la presenza della colpa a indurvi alla confessione. Ma non confesso nulla. Ah, cocciuto fino all'ultimo. Che volete dire? Guglielmo e Garniero erano troppo presuntuosi e hanno pagato con la vita. Io non farò lo stesso errore. Se davvero siete un uomo di Dio, allora il Creatore vi proteggerà, fermando la mia mano. Siete impazzito? Nessuno di voi si fa avanti per mettere fine a tutto questo? È chiaro che egli è preda dalle sue stesse paure, indotto a vedere nemici dove non sono. Pare che la gente condivida i miei timori. Ciò che faccio, lo faccio per Acri! Oh, oh no! Siate vigili, uomini! Riferite di qualunque attività sospetta alle guardie. Dubito che questo sia l'ultimo assassino che vedremo. Tenaci, basta. Il prossimo è il tuo. Ora tornate al lavoro! Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Je connais ton visage. Tu ne m'échapperas pas. Ti devo capire come funziona un secondo. Evitiamo sti marinai qui, per favore. Non puoi stare qui. Basta. Così si fa con voi. Se nessuno di voi alza una mano! C'est un assassin! Je vais te traquer comme un animal! Maledetto assassino! Perché non... Dove sei, brutto bastardo? Dove sei? Dove sei? Ehi, parkour di merda! Boom! Preso! Ma non era così difficile, dai! Avete paura? Certo che ho paura! Ma ora siete al sicuro, stretto tra le braccia del vostro Dio. I miei fratelli non t'hanno insegnato nulla. So che cosa attende me e tutti noi. Molto più realistico di Assassin's Creed 2 quel sangue lì, comunque. Niente. Il nulla ci attende. Ed è questo che temo. Voi non credete? Come potrei considerare ciò che so, ciò che ho visto? Il nostro tesoro era la prova. La prova di cosa? Che questa vita è l'unica che abbiamo. Indugiate ancora un poco, dunque, e ditemi qual era il vostro ruolo. Un embargo via mare. Per impedire ai ridicoli regnanti di inviare rinforzi. Una volta
che avessimo conquistato la Terra Santa. Liberato, stolto, dalla tirannia della fede. Libertà. Avete operato per rovesciare città, per controllare la mente degli uomini. Avete ucciso chiunque parlasse contro di voi. Ho eseguito gli ordini, credendo nella mia causa. Come te. E ci siamo. Altro assassino compiuto. Si sta arrampicando su nulla, fantastico. Vai, sguainate le spade. Bravi, 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 bravi. E anche Acri è libera, ragazzi. Ok, buono. Se n'è andato? Grazie. Grazie mille. Grazie mille, se n'è andato. Ora mi piacerebbe arrivare alla dimora senza altri diti nel culo. E giù. Rafik, che hai da dire oggi? Altair, hai scatenato un putiferio. Ho fatto quanto richiesto. Sibrando ha cessato di vivere. Ma certo, certo. Dovresti recarti a Masyaf per informare al Mualim del tuo successo. Sì, dovrei tornare a parlargli di questa e altre faccende. Va tutto bene, amico mio. Sembri distante. Niente, Rafik. Ho solo molti pensieri. Parlane con me. Lascia che ti aiuti. Devo prima rifletterci un poco da solo. Ma grazie dell'offerta. È per gli uomini che hai ucciso, vero? Provi qualcosa per loro. Come? Ah, amico mio, non è previsto che ti piacciano questi incarichi. Rimorso, dubbio, compassione. C'è da aspettarseli. Non dovrei temere questi sentimenti. Dovresti accettarli. Sono quelli che ti mantengono umano. E se mi ingannassi? Se quegli uomini non meritassero di morire? Se avessero buone intenzioni? Fuorviati, forse, ma puri nel loro intento. Sono solo un Rafik e queste cose vanno al di là della mia comprensione. Forse Al-Mualim può aiutarti a capire il Tair. Sì, può essere. Grazie, Rafik. È stato un piacere collaborare con un abile come te. Va bene. Ed Acri accantonata. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Si esce dall'Animus. Tempo di recuperarlo. Lavorando su. E una volta finito? Ci occuperemo di lui. Voglio una relazione sui progressi entro domattina. Ho del lavoro da sbrigare. Quindi è il resto della serata per sé. Posso entrare quando voglio? No.